Cari amici e amiche, ben ritrovati con Il Bocca, cucina sana, semplice, genuina, tradizionale. Quest'oggi voglio proporvi una ricetta. Avevo detto che avevo finito con le carbonare, ma non è vero. Quest'oggi proporrò una carbonara dei poveri, un primo piatto veramente che con Ducitti te lo fai. Ci siamo intesi, ma guardiamo subito gli ingredienti per questa carbonara dei poveri. Gli ingredienti sono molto semplici: ci vuole 2 spicchi di aglio, 2 peperoncini, un pochino di pecorino romano, toscano, io quello che avanzava nel frigo l'ho grattato tutto, del pan grattato circa 50-60 grammi, 3 uova a livello del contadino, 1/2 chilo di pasta, e il gioco è fatto con sale, pepe e olio di livello buono, siamo a cavallo. Ve l'ho detto, ingredienti che veramente con 30 centesimi, non proprio, non 30 no, però con 3 euro fate tutto per 5 persone, mica discorsi. Ma andiamo subito alla preparazione. La prima cosa da fare sarà quella di tostare il nostro pan grattato per fare il famoso parmigiano dei poveri, perché naturalmente è una pasta di è la carbonara dei poveri, e poveri anche il formaggio. Allora, mettete 3 cucchiai d'olio dentro la padella che avete messo a scaldare, fate scaldare un attimino, prendete 1 spicchio d'aglio in camicia, ossia rivestito della propria pellicina, lo andiamo a schiacciare leggermente e lo andiamo a mettere dentro l'olio, che fra pochino scalderà e profumerà tutto il nostro pan grattato. Fate insaporire bene l'aglio all'olio e rovesciateci dentro il pan grattato. Fate attenzione che non sia troppo alto, abbassate leggermente e mescolate, che il pan grattato incorpori tutto l'olio. Facciamo tostare leggermente che si insaporisca bene. L'aglio lo possiamo anche togliere, naturalmente ora ha rilasciata in maniera giusta il profumo, deve essere proprio il profumo, eh? Fate tostare per 1 minuto al massimo, rigirandolo spesso. Come possiamo vedere, appena il pan grattato prende, cambia colore, prende un po' di questo colore ambrato, è pronto il nostro parmigiano dei poveri. Basta solo metterlo in un contenitore e il gioco è fatto. Dopodiché prepareremo la nostra pasta. Innanzitutto mi raccomando, l'acqua sempre a bollore, così butteremo subito lo spaghetto, non c'è problema, uno spaghetto questo qui, un po' più grosso del solito, sì che ci vorrà circa 12 minuti per cucinarlo. Mi raccomando, la pasta è molto importante, la andiamo a buttare intera come sempre, come vi dico 5 anni e ve lo dico, gli spaghetti e le linguine non si spezzano. Lasciamo che la nostra pasta faccia il corso che deve fare, manita a fare, e intanto iniziamo a preparare la base per questa nostra carbonara. Cosa bisogna fare? Prendere il nostro spicchio d'aglio, tritarlo, levandoci naturalmente l'anima, che è quella parte interna che è come un bocciolo, vedete? Molto semplice, guardate, eccolo qua. Questa si chiama anima dell'aglio e è quella che praticamente ritorna a gola. Allora, noi levando questo pezzettino qua, elimineremo questo problema. Poi c'è a chi ritorna a gola anche levando questa cosa lì, che è un problema suo, mi dispiace per lui. E allora le consiglio di metterlo intero e levarlo, così alla meglio tutta, solo per insaporire. A me mi piace l'aglio tritato. E lo vado a fare. Facciamo un trito bello fine che si sciolga dentro l'olio dopo, va bene? In una padella sul fuoco metteremo circa 5-6 cucchiai d'olio. Faremo leggermente scaldare, quando l'olio sarà caldo aggiungeremo l'aglio, abbassiamo leggermente se no ce lo brucia, sentite come già soffrigge, vuol dire che l'olio è caldo, e i 2 peperoncini, guardate che bellezza, soffrigge tutto come deve fare. Ci vado ad aggiungere una ramaiolatina dell'acqua di cottura per non far bruciare l'aglio e per far insaporire ancora meglio l'olio. È un trucco che vi consiglio, quello di aggiungere anche quando fate aglio e olio, un bel ramaiolone di acqua della cottura è perfetta per far insaporire tutto, vedete? Non si brucia, allo stesso tempo rilascia più facilmente il sapore dell'aglio dentro il nostro sughettino. Ora bisogna preparare la nostra crema per fare la carbonara. Prendete le uova, ne mettete
due interi e un rosso. Io uso le uova delle galline livornesi perché danno, come si può notare, guardate che arancione c'ha. Il rosso dell'uovo è un colore un po' più acceso, a me mi piace quando faccio la carbonara che ne risalti proprio il colore. Aggiungeremo il pecorino mischiato, l'ho detto un po' romano, un po' toscano, ce n'avevo due cantuccini, ho grattato tutti, e no. Ci vado ad aggiungere un po' di pepe, un po' di sale, dateci piano, mi raccomando, e impastiamo tutto. Ci vado ad aggiungere anche qui un ramaiolino d'acqua e mescolo velocemente per non far apprendere l'uovo, per non farlo cuocere, va bene? Perché con l'acqua calda l'uovo si cuoce, è semplice. Ora cosa c'è da fare? C'è da aspettare che i nostri spaghetti siano pronti. Ci siamo uguali, eh? Pasta al dente, ve l'ho detto. Eccoci, la pasta è pronta, vado a scoperchiare il nostro sughettino e a scolare la pasta. Se vi riesce lasciatemi un po' di brodino, un po' di acqua di cottura, vado a scolarla e la vado a buttare. Ci vado ad aggiungere un altro po' d'acqua di cottura che mi era serbato e finisco di fare la cottura della pasta dentro questo sughettino. Sento già un profumino. Ci siamo, la pasta ha finito tutta l'acquettina di cottura che serviva per la fine cottura. Vado a spengere e vado a immettere questa pasta dentro il nostro uovo sbattuto con il pecorino mixed. Gli do una bella arrigirata per non far venire grumi. Guardate che bellezza. Ci vado ad aggiungere un po' di pecorino dei poveri per far asciugare il liquido in più, anche serve, molto importante. Un'altra bella rigirata e il gioco è fatto, c'è solo da spolzionare. Andiamo a impiattare, scendo un bel nido, basta aiutarsi con un coppino, una forchetta a rivoltolare la pasta, poi la lasciate andare così come se nulla fosse. Avete fatto, guardate che bellino, ma io siccome sono un lotro ne metto un altro filino, se no rimane con la voglia. Guardate che bellezza, un altro pochino di parmigiano dei poveri e come vi ho avanzato un pezzettino di pecorino toscano, e il pezzettino ci farà grattugiare. Un po' di pepe e ecco la nostra carbonara dei poveri pronta per essere mangiata e degustata da tutti quanti quelli che mi seguono e anche quelli che mi seguiranno. Ma prima di tutto, in bocca, vi può dare un salutone con un bel boccone. Ma che dolore di tappa, provatelo, poi ve lo dico, è una specialità, con tre cippi la fate, bello pezzo, ma succede. Un bacione a tutti quanti, alla prossima, iscrivetevi, grazie e arrivederci.